di guerra preoccupanti che coinvolgono tutti noi, mondo politico, Chiesa italiana, e che inducono ad una riflessione attenta di spiritualità per la pace nel Mediterraneo. Neutralizzare i confini di guerra e costruire ponti di pace. In diocesi, un evento culturale di ampio orizzonte, relatore d'eccezione, il cardinale Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Eminenza, perché la pace nel Mediterraneo è necessaria all'Europa? Perché il Mediterraneo nella sua storia ha una vocazione unica. Tanto è il mare fra le terre, il mare che congiunge il continente europeo con quello africano, che qualcuno l'ha anche chiamato Euro-Africa. Perché attorno al suo bacino, così io direi quasi in maniera misteriosa, si sono sviluppate le principali civiltà che noi conosciamo, delle 28-30 civiltà che noi conosciamo, la maggior parte si è sviluppata attorno al bacino del Mediterraneo. Abramo, che è il padre degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, è un mediterraneo, vai verso la terra che io ti indicherò, la Palestina, la Giudea delle genti. E quindi io sono convinto che il Mediterraneo ha una sua vocazione propria rispetto anche a tutti gli altri bacini, a tutti gli altri mari, perché poi il Mediterraneo, anche attraverso il Mar Nero, certo, si ricongiunge anche con la Russia. Diceva la Pira che in qualche modo il Mar Caspio, il Mar Mediterraneo arriva fino agli Urali, ai Monti Urali, ecco. Lei lo ha definito un punto di raccordo della testimonianza cristiana, perché? Un punto di raccordo della testimonianza cristiana perché appunto qui si sono sviluppate le tre principali religioni, e diceva il professore La Pira che quando ci sarà una pace totale fra le religioni che sono nate dal seno di Abramo, si ricomporrà la pace in tutto il mondo. E quindi noi abbiamo questa vocazione, questa missione. Il Papa ha fatto una cosa grandissima, di cui il mondo e forse anche la Chiesa non ha preso coscienza. È il documento di Abu Dhabi, dove veramente, se voi lo leggete, in forma laica ci ritrovate il Vangelo, perché c'è tutto i principi della dottrina cristiana che sono accolti anche dai musulmani illuminati. Quindi quello veramente potrebbe essere la piattaforma, ecco, per una proposta di pace, di unità, di comunione fra tutti gli uomini, non solo attorno al Mediterraneo, ma infine, in tutto il mondo. Lei ha parlato di ecumenismo della carità. Chi riguarda e in che cosa consiste? Sì, l'ecumenismo della carità è questo. Noi
Cioè esistono vari aspetti dell'ecumenismo, esiste l'aspetto teologico, l'aspetto dottrinale, l'approfondimento delle questioni che o fra evangelici ortodossi ci separano, eccetera. Però esiste un ecumenismo della prossimità, dell'incontro fra persone, del sentirsi tutti discepoli del Signore, che vince ogni altra forma di ecumenismo. Quindi il verso dell'ecumenismo è sempre quello della carità, della comunione. Poi naturalmente approfondiremo anche le questioni teologiche che ci riguardano.